Benvenuti in questo nuovo video, scusate se diciamo non sono tanto costante, ma ormai lo sapete, cerco di fare video quando posso. Poi in questo periodo sto un po' studiando alcuni aspetti psicologici che mi interessano, poi comunque approfondirò anche altre tematiche sempre riguardante la psiche umana, ma mi sto appassionando tantissimo anche perché devo aiutare me stessa da una situazione un po' poco piacevole, ecco, aiutare me stessa, quindi invece di vittimizzarmi, cosa che è sempre accaduta nel tempo e che accade spesso in queste circostanze. Ed essendo anche questa una cosa deleteria per noi stessi, sto cercando appunto di trovare la chiave giusta per riuscire ad uscire da questo momento e allo stesso tempo cercare di essere più forte per il futuro. Questa crescita la voglio fare sia per comunque guarire da un aspetto psicologico che diciamo è in me da parecchio tempo e soprattutto per essere più forte appunto per il futuro e per la mia bambina, perché voglio cercare di crescerla più sana psicologicamente possibile e cercare di non fare alcuni errori classici ma deleteri per la crescita, ecco. Io sto facendo il possibile, ovviamente sbaglierò, continuo a sbagliare ogni giorno, qualcosina la sbaglio sempre, ma voglio migliorare, ecco, non voglio fermarmi a questa sono e questa vi beccate, ecco. So che potrete anche non capire, anzi sicuramente non capirete, a meno che non mi avete seguito su Instagram, già in alcune storie vi ho accennato questa cosa. E, praticamente io sto studiando il narcisismo, cosa che prima d'ora non conoscevo, ma cercando, studiando vari aspetti psicologici, sono arrivata appunto al punto cruciale, ovvero appunto il narcisismo, perché ho trovato vari punti, anzi quasi tutti, che ho riconosciuto, ecco. E mi sto addentrando nella tematica e sto cercando di studiare, di capire il più possibile. Studiando non voglio poi comunque fare da psicologa a nessuno, ma solo a me stessa, anche se non mi arrogo neanche il fatto di poter psicoanalizzare me stessa, ma dare un aiuto in più e allargare un po' più la mente e espandere un po' più la mente sicuramente mi aiuterà. Ovviamente io mi metto in discussione continuamente, non pongo mai dei limiti e a me stessa, al mio modo di pensare, al mio cambiamento, anche a cambiare idea, assolutamente non pongo mai dei limiti. Prima ero molto più chiusa, ho fatto un lavoro di anni, ecco, questo raggiungimento. Che non è neanche un quarto di quello che vorrei raggiungere, ma l'ho raggiunto appunto, scusate il gioco di parole, l'ho raggiunto grazie a, diciamo, a un percorso, ovviamente pian piano, migliorando vari aspetti, concentrandomi periodicamente in alcuni aspetti, poi appunto sono arrivata a questo. Ovviamente sto studiando il narcisismo per capire come comportarmi con coloro con cui ho a che fare, ecco. È un lavoro un po' impegnativo, non è facile assolutamente, perché poi quando succedono i fatti si innescano dei meccanismi
psicologici che non ti aiutano e quindi non ti fanno vedere in modo chiaro al momento. Però appunto questo è un lavoro molto lungo e quindi si deve essere forti anche ad accettare gli sbagli che si fanno oppure il non riuscire al momento e cercare comunque sempre di lavorare sul campo, ecco, anche per conoscere gli altri. Io non sto studiando solo il narcisismo, mi sto concentrando su quell'aspetto, però sto cercando di capire un po' la psiche umana in generale, quindi mi piace, lo sto trovando un argomento molto interessante e quindi sto cercando di anche attraverso appunto le frequentazioni che ho di capire i loro comportamenti, il perché lo fanno e nello stesso tempo di capire i miei comportamenti e migliorare quello che posso migliorare, quello che devo migliorare, quello che non mi piace, quindi devo migliorarlo perché in primis dobbiamo piacere a noi stessi, quindi se non piacciamo a noi stessi non possiamo piacere agli altri. Questo è il primo, diciamo, questa è la base, anche un po' diciamo scontata, ma anche le cose scontate a volte non ci sfuggono, ecco. Quindi in sostanza, appunto, avendo a che fare con alcune persone che danneggiano già da una vita la mia autostima, comunque quello che è la mia persona, schiacciandola e umiliandola e facendola sentire niente, sto cercando in questo modo di curare me stessa e trovare in me quello che vorrei trovare negli altri, ecco, quello che vorrei dagli altri, cerco di prenderlo da me stessa, ma anche da coloro che mi stanno intorno e che mi vogliono bene, ovviamente. Quindi questo è un primo passo. Quindi su Instagram già ne ho parlato, molti di voi mi hanno poi contattato privatamente chiedendomi come io stia. Stessi, ma non vi preoccupate, ragazzi, io sto sempre meglio. La mia bimba che gioca con le creazioni di un secolo fa che feci dei biscottini e li sta cuocendo, giustamente. E stasera si mangia fusilli di pollo con patate e pomodorini. Verrà buono, boh, questa è la prima volta che lo faccio. Oggi è sabato e si esce, però volevo semplicemente prima farvi vedere questo tocco anni 90. Hanno dato questa camicia di jeans al mio compagno, è abbastanza ampia ed è maschile, ovviamente, però a me piace tantissimo e l'ho agganciata e niente, l'ho fatta mia. Mi piace tantissimo e poi la mia anima vintage sta cominciando ad affiorare, a farsi vedere, quindi mi piace tantissimo, non so perché non ci avevo pensato prima, però appunto.
Ragazzi, volevo solo farvi vedere come sono lisci. Questa è la prima volta praticamente che riesco a farli liscissimi. Non sono brava per niente ad acconciarmi, però devo dire che è venuto bene. Sono contenta. Adesso posso andare. Nel frattempo che il pollo cuoce, volevo farvi vedere cosa ho appena acquistato. Allora, sono andata al gluten free e ho preso nuovi prodotti, ecco, non nuovi perché siano arrivati adesso, ma nuovi per me, non avevo mai preso. Ho voglia di provare altre farine, quindi ho preso questa pasta con riso, mais, sorgo e teff. Questo. Poi ho preso questi biscotti con avena, ma l'avena sapete benissimo che contiene glutine, ma questa è avena deglutinata. Nocciole e con farina di riso ed avena, quindi è avena e nocciole, ovviamente la farina di riso c'è sempre. Poi altro tipo di pasta, noi siamo molto pastari, ecco, mangiamo sempre pasta. Ho preso questa qui con farina di teff. Sinceramente non so che sapore abbia la farina di teff, quindi sto provando. Poi ci sono questi biscotti all'avena, erano in sconto, quindi provo, vediamo un po'. Poi ho preso quest'altra pasta, vabbè, sempre della stessa marca di prima, però i ditalini. Poi ho preso quest'altro tipo, sempre, solo il formato cambia, ma è sempre lo stesso, penso, sì. E questo qui, sono rigatoni. Ed infine ho preso anche questi cracker ai cereali, boh, sono cereali misti a quanto pare. Poi ho preso questi qui che sono delle sfogliatine di pane, non contengono neanche latte e uova. Non lo so, mi incuriosivano, quindi li ho presi. E poi ho preso anche questo altro pane integrale. Buongiorno ragazzi, sono in pigiama, mi sono svegliata praticamente prestissimo oggi, è lunedì, ieri e l'altro ieri, quindi il fine settimana è stato abbastanza movimentato, molto carino, abbiamo fatto veramente tante cose, però nonostante questo, testa va da un'altra parte, diciamo che è dura la vita, ecco, è dura. Lavorativamente parlando è sempre peggio, è un declino incredibile. Mi devo reinventare ancora una volta perché sennò qui non se la si fa. E quindi ce la devo fare, non ci sono ma che tengano, quindi io mi sto attivando, sto cercando di trovare nuovi stimoli, nuove idee. E guardando tutte le creazioni che mi sono rimaste, che sono parecchie dall'ultimo periodo che ho passato, cioè praticamente io ho creato, ma sono rimaste tutte qui le cose. Diciamo che è demoralizzante, ecco, perché è demoralizzante, non c'è un perché, è comprensibile il perché. Comunque ho deciso stamattina di fare degli sconti flash, magari per chi volesse acquistare non se lo può permettere, non si può permettere di spendere chissà quanto. Ho creato appunto questi sconti flash di praticamente qualunque creazione io abbia già fatto, ha il costo di 5 euro, quindi più di così io non so cosa fare. Ma questo sicuramente mi sta demoralizzando in questo momento, però non mollo perché uno penso che sia la mia strada questa, quindi non ho intenzione di buttarmi su altro o rovinarmi la vita decidendo di fare un qualche lavoro che mi possa poi rendere ancora più infelice o comunque farmi vivere una vita che poi io non in cui io non mi ritrovo, perché penso che l'uomo ognuno di noi abbia il sacrosanto diritto di poter essere felici, felici
Nelle proprie possibilità, io voglio giocarmi tutte le carte prima di dire mollo. Ancora non mi sento pronta per mollare. Già su Instagram vi ho avvertiti e vi ho informati di questo, quindi mi metterò al lavoro. Io direi che questo video termina qui perché sennò diventerebbe troppo lungo e poi appunto sarebbe troppo noioso. Spero di non aver concluso questo video in modo tale da lasciarvi la bocca amara oppure tristi. Io non è questo il mio volere, è che purtroppo ci sono gli alti e i bassi e in uno stesso video avete visto gli alti e i bassi miei, cioè, no, non è giusto. E niente ragazzi, quindi io vi mando un grande bacione, vi ringrazio per chi mi sta vicino sempre, io vi ringrazio sempre, è una cosa bellissima per me, quindi grazie, grazie, grazie. E noi ci vediamo alla prossima, un bacio, alla prossima, ciao ciao!